Nella antologia di salmi che apre il quinto libro del Salterio, il Salmo 109 è una autentica perla, un gioiello molto prezioso in quanto testo messianico e regale. È il salmo più utilizzato nella liturgia delle ore. Tutte le domeniche, ai vespri, il primo salmo è sempre questo: Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. È il salmo con cui noi cristiani celebriamo la risurrezione di Cristo e la sua intronizzazione alla destra del Padre. Quando recitando il credo diciamo che salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, riprendiamo questo antico oracolo messianico. Dio ha detto al Signore, e noi intendiamo Dio Padre, ha detto al figlio Gesù, siedi alla mia destra. Quando glielo ha detto? Quando è risorto dai morti, è salito al cielo e si è assiso alla destra di Dio Padre Onnipotente. E commenta San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, deve regnare finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. E di nuovo la citazione di questo salmo. In origine il salmo era legato al re Davide e ai suoi discendenti. Era un salmo antologico, cioè una raccolta di antifone, potremmo dirle con il nostro linguaggio liturgico, mottetti che venivano cantati proclamati solennemente al momento della intronizzazione di un nuovo re. Ma questa liturgia del re che sale al trono si svolgeva quando c'era il re, quindi all'epoca di Davide e dei suoi successori. Quando però nel VI secolo tutto finì e la monarchia cessò drasticamente nel resto del tempo di Israele, quando nacque il libro dei salmi, nella comunità dei Qasidim, il re non c'era più. Perché conservare questi testi liturgici che celebravano una cosa vecchia nel lontano passato monarchico? perché gli autori dei salmi avevano inteso in senso profetico queste antiche parole e le ripetevano come veicolo di speranza di quello che sarebbe successo in futuro. Se il Salmo 2 che apre il salterio dice che una delle due grandi ante di tutta la cattedrale Salmica è il Messia, all'inizio del quinto libro, fra le reminiscenze dei temi fondamentali c'è di nuovo il Messia. Ed è il Salmo Regale per eccellenza, è l'intronizzazione del futuro Re, quello che non c'è più in Israele quando vengono scritti i Salmi. Quello che noi identifichiamo con Gesù, morto, risorto, asceso al cielo, Re universale, seduto alla destra del Padre. Il regno di Cristo occupa questa fase della storia fino al compimento: quando, cioè, tutti i nemici saranno vinti. L'ultimo nemico a essere vinto sarà la morte. Cristo adesso regna e combatte con i suoi nemici. I suoi nemici non sono uomini o donne, ma sono le realtà del peccato, una mentalità corrotta, è il desiderio smodato, sono i vizi, le radici di peccato. Quelli sono i nemici contro cui Cristo adesso combatte. E allora? l'immagine trionfalistica e bellicosa deve essere letta in chiave simbolica, ma già gli autori del salmo pensavano così, cioè intendevano in senso simbolico tutte queste immagini legate al re. Lo del tuo potere il Signore lo stende da Sion e gli dà un altro ordine: domina in mezzo ai tuoi nemici. Lo scettro del Cristo è la croce. Molte volte viene rappresentato glorioso con la croce in mano. È il suo scettro, è il segno del potere che corrisponde al dono della vita. In questo modo può dominare sui nemici. A lui è dato il principato nel giorno della sua potenza. Il padre dice al figlio, dal seno, dal mio stesso seno, dalla mia natura, prima dell'aurora, prima che sorgesse il mondo, io ti ho generato. Questo versetto 3 è estremamente difficile da tradurre. C'è una tradizione testuale molto varia testi diversi in ebraico, in greco, in latino e anche le traduzioni italiano. Se confrontate diverse Bibbie troverete traduzioni diversissime l'una dall'altra. Lo stesso breviario è diverso dal latino all'italiano eh, nelle edizioni ufficiali e una seconda edizione latina ha modificato la traduzione della prima. In questi ultimi anni non se ne accorge quasi nessuno, leggiamo quello che c'è scritto, ma eh, ci rendiamo conto che c'è un travaglio testuale proprio per perché siamo al centro di un elemento importantissimo per la teologia. E l'altro oracolo decisivo è quello del sacerdozio del Messia: il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. La lettera agli Ebrei fa forza su questa parola e dice che è la prova che il Messia Gesù è sacerdote ma non come Aronne o Levi, bensì al modo di Melchisedec, personaggio mitico, antico re di Gerusalemme vissuto ai tempi di Abramo, era il modello della regalità di Davide, perché Melchisedec era anche sacerdote. E quindi l'interpretazione cristiana vede in questo versetto la prova del sacerdozio di Cristo. Cristo è re. Ed è sacerdote, cioè mediatore, con l'offerta della propria vita ha creato il collegamento fra Dio e il mondo. Il Signore è alla tua destra e annienterà il re nel giorno della sua ira. Giudicherà fra le genti, ammucchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta terra. Questo versetto 6 è censurato. A Vespro la domenica si legge questo salmo senza il versetto 6. Suona male che questo re messianico con lo scettro di ferro spacchi la testa dei suoi nemici. Sono immagini bellicose, arcaiche che devono essere interpretate. Sant'Agostino, commentando questo salmo, dice: Se pieghi la testa ti salvi, se la tieni diritta da superbo te la spacca. Ecco. Eh è il segno che dobbiamo rapportarci al Signore con un atteggiamento di chi accetta la sua signoria. Lungo il cammino si disseta al torrente, perciò solleva alta la testa. L'ultima immagine è poetica e teologica è importantissima. Il Cristo nella passione si è abbassato per bere al torrente fangoso della nostra umanità che scorre decorre e non si ferma, si è abbassato fino alla morte, alla morte di croce, perciò Dio lo ha innalzato, perciò esalta la testa, si alza da trionfatore. È il quadretto simbolico ideale. Il Cristo, umiliato nella morte, viene esaltato nella risurrezione e intronizzato alla destra del Padre. Questo Salmo 109 segna All'inizio del quinto libro la grande tematica del re Messia. È Lui il Redentore, è Lui che salva l'umanità. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori. Dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, sarà giudice tra le genti, ammocchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta terra, lungo il cammino si disseta il torrente, perciò solleva alta la testa.